quattro persone in carcere, sei agli arresti domiciliari, per un altro soggetto è scattato l'obbligo di firma. Questi i risultati della maxi operazione antidroga effettuata stamattina a Sarno dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore guidati dal tenente colonnello Mortari, quelli della stazione di Sarno agli ordini del comandante Vitale e il supporto di unità cinofile. Hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP Violante con indagini coordinate dal sostituto procuratore Roberto Lenza. Scoperti quattro specifici gruppi dediti allo spaccio di droga, in particolare cocaina ed hashish, vendevano le sostanze stupefacenti in varie zone della città di Sarno, da Lavorate a quella di Cappelle fino all'uscita autostradale, in particolare il bar dell'hotel Il Cavaliere. Non si facevano la guerra tra loro, anzi collaboravano, anche perché la richiesta di droga è talmente alta che non c'è alcun interesse a scontrarsi. Assunzione di droga che è aumentata in modo smisurato negli ultimi tempi, tanto che un professionista della zona, come riferito in conferenza stampa dal procuratore di Nocera Inferiore Antonio Centore, aveva comprato droga per oltre 40.000 euro. L'indagine è scattata nell'agosto del 2016, quando il principale dei personaggi arrestati, Gerardo Robustelli, fu trovato in possesso di un foglietto con numeri telefonici che corrispondevano a quelli di fornitori, assuntori e vari soggetti collegati allo spaccio. Robustelli, che poi era finito varie volte agli arresti domiciliari e nonostante questo continuava a spacciare, era praticamente a capo di uno dei gruppi fermati. Sono finiti in carcere, oltre a Gerardo Robustelli, Gianluca Amato, detto Mullica, Francesco Celentano e Giovanni Stellato. Ai domiciliari Zaccaria Sciaiadine, Antonio D'Angelo, Massimo Crescenzo, Giovanni Violante, Domenico Damora, Umberto Bombino. Obbligo di firma invece per Karim Nadari. Si tratta di persone tutte residenti a Sarno, in particolare a Lavorate. Questa indagine si è articolata in un tempo medio, non rapidissimo, per cui c'è stato un riflettore puntato sull'attività in particolare di un soggetto che nell'arco temporale che va da agosto 2016 fino ad oggi, stando agli arresti domiciliari, ha continuato ad operare indisturbato o relativamente disturbato, diciamo. E credo che di casi come questi ce ne siano tanti altri, quindi una visione più complessiva sui singoli soggetti secondo me va fatta. E dall'osservatorio privilegiato che hanno le forze dell'ordine e la magistratura che ne coordina l'attività, è effettivamente il dato che più allarma, anche nelle conversazioni che si tengono durante le indagini. Si resta sempre più sorpresi da questa frequenza e da questa diffusione endemica del fenomeno che copre tutti gli strati sociali. Ormai è diventata, anche se ci sono soggetti che diciamo vengono colpiti anche sul piano economico, abbiamo visto che l'unico dei soggetti che si è aperto, di acquirenti, che si è aperto rivelando quali erano i soggetti dai quali si approvvigionava, che poi fra l'altro erano soggetti sottoposti ad indagini che oggi sono stati raggiunti da misura cautelare, parla di 40.000 euro di costi sostenuti per questo vizio, nell'arco, se vogliamo, temporale anche non particolarmente ampio. Questo poi impone, come da tempo, da quando sono qui